E salve a tutti ragazzi e bentornati qua nella Minecraft multiverse Multiversal. Nello scorso episodio abbiamo. Mori, 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 no, mori, mori, no! Nello scorso episodio abbiamo costruito la nostra netherzone Zone laggiù dietro. Vedete quella cascata di lava? Bene, abbiamo costruito questa roba qua. E poi abbiamo fatto anche questa farm di cactus. Ma adesso ci arriviamo perché. Devo riparare quello che è successo qua. Madonna, i creeper fanno i botti enormi. Non facevano questi buchi una volta. Madonna. Mi devo mettere a riparare i buchi dei creeper. In questo modo. Ok, non voglio riempire tutti quanti. Perché, insomma. Ok. Ok, aspetta che riesco all'erm. Mannaggia a voi. E insomma abbiamo costruito questa roba qui e ho un po' rivisitato questa farm di cactus e l'abbiamo più o meno completata, vi faccio vedere che l'altra volta l'avevo costruita con il buco qua, ho messo l'hopper, stavolta invece l'ho fatto al contrario perché sembra più carina, in questo modo è più pulita diciamo e l'ho fatta in questo modo. I cactus dropperanno una volta che raggiungeranno appunto il terzo blocco perché raggiungeranno appunto il blocco eh, adiacente all'altro e quindi dropperanno, andranno giù. La corrente dell'acqua li trasporterà all'interno di quest'opera ragazzuoli Questa cesta comunque per il momento è vuota Ci il carburante in questa cesta Per il momento il carburante non ce l'abbiamo Qua invece all'interno di questo buco ragazzuoli ci sarà appunto la zona di raccolta Ovvero se mi riuscio a scendere accidenti in questo buco Questa è la fornace ragazzuoli Come vedete sono già sono droppati 8 cactus Il momento non stanno cuocendo Quelli che saranno appunto cotti andranno attraverso quest'opera all'interno di questa cesta qua Ora questa cesta consideriamo 9, 18, 27, 27 slot per 64 stack sarebbero veramente un'infinita quindi credo che comunque, eh, credo che ci butterò qualcosa per chiuderla in qualche modo, in modo che soltanto i cactus andranno a riempire soltanto uno slot o magari due da 64 perché altrimenti ci vorrebbe veramente troppo tempo. Questa leva serve appunto per bloccare l'hopper In questo modo qui quando la cesta sarà al completo Insomma vedremo come l'hopper non dropperà più i, I cactus cotti in questa cesta E noi raccoglieremo appunto tutta quanta l'esperienza Questo per il momento è quanto Poi vedremo se magari farla più su, più, con più livelli Perché potrebbe essere veramente una farm molto efficiente Mentre questa roba qua Questa crocchio qua ragazzuoli È soltanto un abbozzo della farm Che sta, vedete, sta già crescendo qualcosa Della farm di kelp Questo buco qui ci Metterò appunto i, i pistoni che serviranno appunto, una volta azionati con una leva o quant'altro, verranno appunto distesi e ritratti in modo che tutte quante le calpe verranno distrutte e saliranno qua sopra con la corrente. E noi, appunto, le andremo a prendere e le bruceremo per dare carburante a questa farma qui. Per il momento, siamo messi in questo stato qua, signori. Quest'oggi, visto che nello scorso episodio nel Nether abbiamo trovato anche una fortezza, direi che eh, abbiamo due possibilità. O esplorare la fortezza, trovare quello che è necessario e tornarci a casa illesio. Oppure crepare male in tale fortezza e tornare a casa a piangere, ragazzi. Quindi quest'oggi cosa facciamo? Vediamo un po' che cosa abbiamo qui. che Ho depositato qualcosa. Il Diamond Axe, che è questa qui che magari la rifacciamo. Shield, che sicuramente dovremmo riprenderlo. E per il momento direi che può bastare. Quindi vediamoci anche questa, va bene. Un po' di cibo sicuramente ci servirà. Quindi abbiamo un po' di queste bistecchine cotte. Come risorse, come siamo messi Intanto mangiamo Operiamo almeno il cuore che il creeper ci ha Dolcemente tolto Mi porterei magari un po' di legno che potrebbe servire ehm, Il carbone non ci l'ho più io ragazzuoli Il carbone l'ho finito, il carbone sono veramente a secco quindi niente, per quanto riguarda le torce, ce ne abbiamo veramente 15 e sono veramente una miseria. Io veramente non ho più carbone da punte parti. Neanche qui nel. Ma fornace. Mannaggia, ma quanto sono bravo! Vabbè, signori, andiamo in esplorazione nel Nether. Chissà se torneremo. In... <ride> Chissà se torneremo, questa è la vera domanda. Eh. La fortezza, ragazzi, non è mai simpatica con tutti i Wither, i Blaze e tutto il resto che ci può spawnare. Quindi, insomma, vabbè, vedremo, ragazzuoli, che cosa succederà. Andiamo nel Nether. Allora, un po' se mi ricordo bene dov'è che stava la fortezza. Mm, per di qua, se non sbaglio, se non vado errato, sì perché diceva le torce. Da quella parte ci cioè, avrebbe fatto il pillarone. Dovremmo essere particolarmente vicini. Ecco, infatti, la fortezza. È Come ho fatto a non vedere l'altra volta? Ma la poi, anche quando ci sono passato ben due volte negli scorsi episodi, quando, sono, quando ho fatto avanti e indietro per prendere l'ossidiana da portale a portale. Cioè, non, non ho visto questa fortezza. Oddio, c'è un Wither già lì pronto. Guardalo, guardalo, guardalo. Mi ha visto. Ok Ragazzi ho una fifa enorme dei guide Perché ogni volta ci, ci crepo con loro eh? Ogni volta ci crepo Allora io spero che possiate vedere In tal caso magari aumenterò la luminosità Vedo c'è una cesta Però vedo anche una spada bellina lì di un altro video, Eh, Guarda guarda è già l'attacco. Mannaggia ah, Oddio Ah no Ok carbone però Carbone ci serve per le torce Ok quindi buono Allora Ok, no, non vorrei rischiare di andare di sotto e morire nella lava qui. Ok, qui è coperto. Allora, oh Diamond uh, Golden Chestplate. Che signori, me lo prenderei perché potrebbe servirmi. Perché comunque, anche se è di oro, però può essere molto efficace. Anche se durerà veramente poco. Altra chest per noi, oro. Ottimo, abbiamo anche dei flint and steel. In, in caso dovessimo rompere il portale, uno me lo lascio qui. Uno me lo porto dietro, però. Eh. Oh. Avete sentito il rumore inquietante di questa direzione, non è bello, non è bello per nulla. No, 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 no. Che dopo scendiamo, prima andiamo sul piano terra, signori. Non so quanto sia grande sta fortezza, però di solito, insomma. Beh, qui mi sa che finisce. Di solito sono abbastanza grandine, eh, non lo so, eh. Vediamo un po' se qui andiamo da qualche parte, sembra che sia un vicolo cieco. No, qui una no, punte parte, dai. Mi sa che dobbiamo scendere, forse il rumore inquietante viene da sotto, la cosa mi mette abbastanza fifa addosso. Non fifa quanto questi pigmen. Eh. Se mai uno lo prenderemo, lo porteremo a casa e chiameremo Mr. Suino. <ride> Veramente. Se un giorno troveremo una nametag, tag lo chiameremo Mr. Suino. Altra chest per noi. E qui vicolo cieco. Da qui si passerebbe anche. Ok, quindi magari facciamoci un buco. Vediamo se intanto. Ah, Ok, l'altra parte. Ok, allora niente, va bene. Allora chest, via un po'. Oh, oh! il frutto del principio. E... e questo va preso, ragazzo. Intanto, se e tutto il resto va bene, ma questo va preso. E prendiamolo allora. Ah! Wow. Ed è successo qualcosa di poco bello. Non so cosa cos'è successo, ma. Mannaggia. Ragazzo, abbiamo trovato il primo frutto del principio. Non dobbiamo morire assolutamente. Quindi, questi 31 livelli. Dobbiamo tenerci stretto, questo frutto. Più dei livelli stessi, ragazzi. Altra cesta, attenzione. Oh! Altro steel, un Horse. Bene, beh, anche queste qui possiamo prendere tutto. Le spadine, altra cesta, ragazzi, stiamo facendo un gran bottino qua dentro. Eh? Un gran bottino nella fortezza del Nether. Guarda lì quanto oro. E quante selle. Ci, ci facciamo un allevamento di cavalli, ragazzi. Veramente. Sento che c'è un guest qua vicino. Eh. Ok, qua non si va a altre parti. Qui vicoli c'è. Però le ceste ce ne sono abbastanza. Abbiamo trovato diverso. Diverso tesoro, ragazzuoli. Tanta, tanta robetta. Abbiamo trovato anche il nostro primo frutto. Wow. Ah, dov'è che andiamo stavolta? Oh, non è la stessa dell'altra volta. l'altra volta vorrei accolta questa roba. Quindi questa è un'altra. È un altro posto. Va bene, ottimo. Prendiamo un'altra Netherworld se ci serve. Io prenderei anche volentieri anche questa. Sabbia delle anime. Perché comunque. È sempre comoda per costruire solo qualche cosa Comunque magari anche una mega farm appunto di Netherworld Potrebbe essere anche una cosa buona e giusta mm. Altra cesta là sopra no? io, io ho paura ragazzi di toccare questo pigman adesso eh. Bravo torna sotto Bravissimo No Fermi tutti Fermi tutti Serve queste la Mettiamo qui la spada Al momento ci serve anche relativamente Perché sappiamo benissimo che questa è più forte della spada Ah! E lo sapevo. Ok, facciamoci un po' di passaggi in questo modo. Bravo, avvicinati, ok. Spara, spara. Ok, no. È sì. momento. Mori, mori. Ok. Ok, abbiamo la blaze node, signori. Altri due diamanti. Ne abbiamo ben tre, signori. Stiamo facendo un bottino enorme. Quindi possiamo un po' qualcosa. Perché noi facciamo così, così. Questo magari ci serve relativamente. La terra non ci serve. E eh sì, tutto il resto ci serve per il momento. Dove siamo allora? Scusa. Ah, sono tornato di sopra. Ah, ok. Allora, dove è andato il guider, signori? Oh, sono sicuro di averlo visto per qui, eh. E qui attacco uno di questi zombie pigmen. Siamo veramente fottuti. Ah, è proprio dove eravamo la volta scorsa. Eravamo venuti per di qua, ma non ho ancora esplorato questa direzione. E vedo che c'è roba. Attenzione Eh però così però non è bello Non è giù No Allagato Mori Bravo Non tazzardare Non mi stavo accorgendo della vita che si stava accorgendo Tantissimo Recupera grazie Recupera recupera Oddio No 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 si è Dove sono spawnati qui li avete visto? Sono spawnati dal nulla Ma non c'è neanche uno spawner lì dove sono arrivati? No, oh, scusate, dove sono arrivati? <ride> c'è troppa... No! Ormai la mira lascia un po' di sderare, ma qui c'è troppa gente, signori. Io direi di non rischiare. Facciamo così, facciamo venire questo brutto signore. Oddio, guardate là, che lavoro. Mori! Altre ossa, però... Vabbè, per la testa manco ci... No! bene, va bene, ho capito, ho capito, ho capito, 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 andiamo via, andiamo via. Andiamo avanti con lo scudo, proviamo un po' a vedere cosa succede. Se magari usciamo... Ok. Andiamo, ok. No, Pigman, però non venire qua, Pigman! Che mi ha droppato una spada. Spara, spara! E funziona, funziona. Ok, te ti lascio stare, non ho bisogno, andiamo via Va bene, basta signori Direi che possiamo anche Andarcene a questo punto Ma direi proprio di sì Oddio, ma meno male lo so sentito Meno male ti ho sentito Ti ho sentito Meno male No, 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 no no, Ok, no, ragazzi andiamocene. Basta così, basta così Possiamo tornarci Quanto e qua Possiamo tornarci quando vogliamo, Dio voi o volete, morite spedizione nel nether ufficialmente conclusa direi abbiamo fatto quello che dobbiamo fare abbiamo trovato addirittura anche un frutto del principio quindi missione compiuta ragazzi la serie va avanti ne mancano ancora 6 uno stava qua gli altri 6 eh. gli altri 6 ciccia signori ciccia per il momento vabbè dai in 14 episodi trovare almeno uno almeno ci siamo dai ma una volta fosse sempre notte, sempre notte, sempre notte. Dormiamo, va? Allora, ragazzuoli, come saprete, un episodio è stato perso. Ovviamente non so cosa è successo, probabilmente l'ho cancellato sbagliando. Però quello che avevamo fatto durante quell'episodio, quindi due episodi fa, era comunque finire questo magazzino, ma anche portare il libro a decifrare. Quel libro che se ricordavate abbiamo trovato nel deserto, nella piramide del deserto, non nella piramide, proprio in una casa del deserto dove c'era anche la piramide, sì, comunque. L'abbiamo portato in questo villaggio qua, vi faccio vedere anche dove, e perché c'era un leggio? Ho deciso di depositarlo lì e poi anche perché c'era un, un signore, un villager, che era un, un cartografo se non sbaglio. Quindi lui potrebbe essere veramente il signore, il villager, che potrebbe decifrare questo libro e dirci di cosa si tratta il messaggio. E qui dobbiamo mangiare però, eh? Comunque, scherzando, io sono a corto di cibo, eh? Sono a corto di cibo, eh sì. Non ho più un cavolo di cibo. Devo trovarmi una più presto, una farma di cibo, perché sennò qui si rizza le gambe subito. Eh? Ora oh, non mi ricordo in quale casa l'ho lasciato, però in una casa di queste ci dovrebbe essere anche un, uh, un coso. Eccolo, mi sa che è proprio lui. Il cartografo, ragazzi. Abbiamo un cartografo, quindi comunque si... Penso che si possa intendere di messaggi decifrati, messaggi in codice, quindi boh, speriamo, speriamo un bene. Adesso non mi ricordo assolutamente dove che l'ho lasciato, dov'è la casa con il leggio, soprattutto. È un gatto, mi ha fatto cagare in mano. Mi ha fatto cagare addosso tantissimo. Di che cavolo è? Che texture strana è? Ah no, eccolo, eccolo. Eccolo qui, infatti è lui, 105, sveneria e l'età la spotoinzionale e quello che c'è scritto non lo so lo lasciamo qui nella speranza che questo villager lo possa decifrare signori a questo punto prendiamoci anche le librerie ma quasi quasi non gliele lascio perché magari potrebbero servirli chi le sa magari per decifrare appunto tutto quanto, la conoscenza di villager per me è ignota quindi lasciamo tutto quanto così com'è e dirigiamoci verso casa che sta verso est per di qua, perfetto e niente, questo è quello che abbiamo fatto durante lo scorso episodio, quindi anche se è stato perso comunque, vabbè, ve lo un po' riassunto in 4 e 4 adesso, cosa abbiamo potuto fare, cosa cioè che abbiamo fatto, quindi vabbè. Peccato, perché sono un coglione, ho cancellato tutto, vabbè. In quel momento questa mela la tengo qui a casa mia, stretta stretta, vicinissima a me. Spero che non succeda nulla perché, oh mio Dio, potrebbe scutemmiare. E niente, ragazzi, per questo video è tutto. Vi invito a lasciare tantissimi like se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale a quello non siete iscritti, cliccare sulla campanella se volete ricevere ogni aggiornamento di questo canale. Seguitemi anche su Instagram e adesso, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.